dal tecnico del Capo Vaticano, Mister Surace, che è con noi. Mister, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, salve a voi. Ben ritrovato. Allora, oggi questo risultato in casa del Roccella, che insomma arriva anche grazie a un colpo da maestro di piccolo, no? Il vostro portiere segna da calcio piazzato quello che è stato il 2-2 finale, o sbaglio? Sì, ma io al nostro capitano lo invito sempre a cacciare la punizione, ma oggi l'ha fatto da solo, senza che gli indicassi io, e ha fatto davvero un grande gol. È stato un assalto finale per tentare di raccogliere quello che è il primo punto stagionale in trasferta, che arriva dopo ben 12 partite. Quindi... Oddio, non parlerei di assalto finale, perché abbiamo fatto un buon primo tempo nel quale siamo andati in vantaggio con Filardo sempre sul calcio piazzato. Poi nei primi 10 minuti del secondo tempo abbiamo avuto due occasioni, non le chiamo nemmeno occasionissime, perché sono due palloni buttati, cioè il difensore è arrivato a toglierli proprio dalla linea di porta, quindi potevamo benissimo stare al decimo del secondo tempo 2-0, invece poi abbiamo subito il ritorno del Roccella, una squadra comunque che non mi ha sorpreso, perché sapevo che aveva questa intensità, tanti under in campo, faccio i complimenti anche a loro perché hanno fatto un grande secondo tempo, e nel quale poi hanno pareggiato e sull'entusiasmo sono andati sul 2-1. Però poi alla fine Piccolo, che oltre al gol al 92esimo aveva fatto due interventi importanti prima. Sì. Nel secondo tempo la squadra non mi è piaciuta tanto, siamo calati di intensità e abbiamo sostituito, la verità. Primo tempo buono, secondo tempo non mi ha entusiasmato. Ecco, cosa sta mancando? Cosa è mancato in questo diciamo girone di andata? Mancano 3 partite ancora alla fine per fare una valutazione finale, però 17 punti in 12 partite, una squadra anche attesa anche per i vertici della classifica, poi insomma abbiamo visto non è andata propriamente così, mister. Sì, attesa dagli addetti ai lavori, io so con chi lavoro, i ragazzi che lavoro, sacrifici ne facciamo settimanalmente tanti. Ci sta mancando il cinismo fuori casa, perché le prestazioni ci sono, non stanno mancando, tranne Catanzaro Lido, la squadra sta giocando sempre a viso aperto, però dobbiamo essere più bravi nel concludere, più bravi nel fare gol quando serve per chiudere le partite. Se non si chiudono le partite poi diventano un pochino, vanno in una direzione sbagliata. Però le qualità ci sono e stiamo lottando. Cioè, pensi che una squadra che... per giornata, vediamo dove chiuderemo. Sì, la stagione, al girone di andata, cioè questo è un commento che fa pensare a un allenatore che pensa prima di ogni cosa a centrare la salvezza, ecco, però tu un posto nei playoff lo sogni. Io l'ho fatto anche l'anno scorso, noi abbiamo festeggiato la salvezza all'ultima giornata del girone d'andata. Siamo realisti e non vogliamo fare le cose con fretta e precluderci degli obiettivi, logicamente, però sì. Andiamo prima a fare punti e mettere punti in cascina per stare tranquilli, poi il sogno playoff è un sogno che è normale che coltivate, vorremmo si realizzasse, e lavoriamo per questo. Ecco, nei progetti della società, perché Capo Vaticano insomma c'è una storia alle spalle importante, quindi la voglia anche di tornare in eccellenze pian pianino, a piccoli passi, comunque c'è come obiettivo, no? Certo che c'è l'obiettivo di tornare ai fasti di un tempo, le categorie che a Capodecano diciamo hanno fatto un bel po' di storia, però sì. I progetti non si fanno i progetti di un anno, i progetti sono duraturi e si devono fare le cose per bene. Il passo più lungo della gamba in questi momenti non si può fare, quindi pensiamo a crescere, soprattutto a far crescere dei giovani interessanti, quali abbiamo, con degli over che li stanno aiutando tantissimo.
quindi il progetto sta andando avanti bene. Arriverà da solo il momento, in pratica, attendendo anche la crescita di questi ragazzi, perché inevitabilmente dovranno contribuire a questo salto di categoria e di qualità. È normale. Va bene, mister, grazie ancora.